Ecco qui una nuova ricetta vegana. Ultimamente sto cercando di alternare l'utilizzo di uova e latticini a ricette dove questi non sono presenti. Questo è un banana bread vegano, ma trovate nel mio canale anche il banana bread classico, vi lascio in scheda la ricetta. Questa ricetta l'ho presa dal sito Vegolosi. Credo sia sempre molto importante citare le fonti. Sul mio canale comunque trovate altre ricette vegane, ve le lascio giù nell'info box. E come sempre vi invito a seguirmi su Instagram per essere in contatto praticamente tutti i giorni. Sul sito, sul mio blog, trovate le ricette scritte passo passo. Se questo video vi piace lasciatemi un like e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così non perderete le prossime video ricette. Un bacione e alla prossima! Come prima cosa schiaccio le banane in una ciotola capiente fino a farle una specie di cremina. Aggiungo poi lo zucchero, l'olio, mescolo bene per incorporare gli ingredienti, il latte e infine anche la cannella. A parte ho unito le farine, io ne ho usate tre tipi diverse, ovvero di farro, farina integrale e frumina, un pizzico di sale e il bicarbonato. Aggiungo alle farine il resto del composto setacciandole. Mescolo bene per togliere tutti i grumi e unisco anche le noci spezzettate. A questo punto divido l'impasto in due ciotole diverse. In una tazzina, prendetela un po' più grande della mia, sciolgo il cacao con l'acqua bollente. Io ho utilizzato circa 3 cucchiai di acqua bollente, se non vi basta aggiungete fino a che il cacao non si è sciolto. Unisco la crema di cacao a metà dell'impasto. Mescolo bene per ottenere un bel composto omogeneo. Prendo l'altra metà di impasto, quella rimasta, e aggiungo altri 3 cucchiai di acqua bollente. Prendo uno stampo da plum cake che ho foderato di carta forno e verso l'impasto alternandolo, quindi prima un po' di impasto al cacao, poi quello senza cacao, quello bianco, poi un altro po' al cacao, poi un altro bianco, fino a che non finisco i 2 impasti. Con un coltello faccio la variegatura, quindi passo all'interno dell'impasto a zig zag per creare la variegatura appunto al cacao. In forno a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Ecco qui il banana bread, l'ho appena sfornato. Il mio è piuttosto scuro perché ho utilizzato tutte farine integrali e zucchero di canna integrale, quindi il colore come vedete è piuttosto scuro. L'ho appena sfornato perché facendo la prova a stecchino, lo stecchino è uscito bello pulito e asciutto. Quindi lasciatelo in forno finché non sarà questo il risultato. Stecchino pulito e asciutto. Ora lo lascio raffreddare 5 minuti nella teglia e poi grazie alla carta forno lo tiro fuori da qui e lo poggio su una gratella a freddare. Cause in the kitchen I was born.